Benvenuti, bentornati in questo nuovo video. Sono Jacopo Billi, questo è il mio canale YouTube. Se non vi siete ancora iscritti, chiedo adesso subito di iscrivervi al canale per continuare a crescere, per continuare soprattutto a portarvi contenuti di questo tipo, super ignoranti, super competitivi. Perché? Perché siamo nel secondo episodio di Mingherello con persone a caso. Il primo episodio è andato fortissimo sul canale, quindi vi ringrazio per questo. E per questo motivo oggi vi porto il secondo episodio, che in realtà è un'edizione un po' particolare del Mingherello, perché continueremo a fare anche episodi del Mingherello classico con persone totalmente a caso. Questo episodio in realtà è quello dedicato ai professionisti. Questo perché, per chi mi segue, ho fatto un mese di ritiro, 3 settimane in altura a Sestre e l'ultima settimana a Livigno. Proprio a Livigno ne ho approfittato un giorno dopo i miei lavori di VO2 Max per ingarellarmi, ma non con persone a caso, questa volta con i professionisti. So che è uno sport rischioso, sono andato con la mountain bike perché avevo solo quella, non per fare lo spaccone, ma quella avevo in quel ritiro. Sono andato a cercare professionisti i più disparati, chiunque potessi trovare in giro per Livigno, e questa è la storia di cosa è successo quel giorno. Allora, partiamo dal principio. Ho trovato molta difficoltà a incontrare professionisti quel giorno, perché in realtà sono uscito per fare i miei lavori e ne ho trovati un casino: Astana, Eurocometa, Israel Premier Tech, chi più ne ha più ne mette. Tra l'altro, la sera prima c'era Remco Evenepoel nel mio hotel a mangiare cena con la moglie, quindi già lì ho detto sarebbe figo se domani trovassi Remco proprio per strada. A proposito, vi spoilerò una cosa che chi mi segue su Instagram, se non lo fai ancora, seguimi su Instagram, chi mi segue appunto lo sa: ho incontrato Remco e mi sono ingarellato con Remco. Quindi, se volete vedere l'episodio con Remco, lasciatemi una valanga di like qua sotto, una valanga di commenti, e se raggiungiamo un bel numero vi porto presto l'episodio con Remco. Qui in questo episodio invece vedrete due professionisti che sono stati ingarellati dal sottoscritto. Vi dicevo, ho avuto molta difficoltà a trovarne, quindi giravo come un pazzo per il Foscagno nella speranza di trovare appunto sulla mia strada alcuni professionisti. Buongiorno raga, eccoci, andiamo a infastidire qualcuno anche oggi. Prima faccio una premessa, visto che sono già stato attaccato su TikTok, su YouTube, da un po' di subhumans, del fatto che vado a infastidire la gente, che devo andare al loro paese e mi staccano facile sui cavalcavia. Lo so raga, non sono mica qua per dire che sono il più forte o cose del genere, assolutamente no. Tant'è che oggi ho la mountain e vado a attaccare briga anche magari con qualche stradista pro. Sarei veramente stupido se volessi staccarli. So benissimo che sono fortissimi, giocano su un altro livello, ma l'obiettivo di questo video è divertirsi. Se percepisco che una persona non si vuole divertire, me ne vado. Se percepisco che si vuole divertire, parte l'ingarellamento e ci si diverte tutti insieme. Poi praticamente c'è stata una svolta, perché sono arrivato praticamente a Livigno e non incrociando nessun professionista, non capisco perché, probabilmente erano tutti usciti da Livigno per fare distanze, lavori e via dicendo, e Livigno era un po' vuota in quel momento. C'è stata però la svolta, mi sono messo in un tornante, era perfetto, e in quel tornante è successo che molto molto presto è arrivato il primo professionista, la prima cavia della giornata. Allora ragazzi, siamo nella curva più famosa di Livigno. Passo dell'Eira, andare su a Tre Palle dove siamo in ritiro. Qua c'è un viavai di pro incredibile. Oggi ne sto beccando meno del previsto, ma ne sta arrivando uno proprio ora della 1X. Andiamo a ingarellarci. Eccolo. Ora devo ancora fare delle ricerche e solo dopo che editerò il video saprò anche io il nome di questo ragazzo. Però prometto che ve lo metto qua sotto e lo taggerò anche nel video in modo che lui lo possa vedere. Mi ha detto lui di taggarlo. Con nonchalance lo saluto e faccio finta di partire in direzione discesa, ma in realtà giro subito la mia mountain bike e lo inseguo. Ovviamente faccio una premessa prima che continuiamo con questo video, perché poi so già che alcuni di voi magari possono dire vai a infastidire i professionisti, gli ingarellamenti che vedete. Prima chiedo ovviamente al professionista se posso fare il video, dico con la telecamera che faccio contenuti per YouTube, se non do fastidio se posso riprenderli e se posso caricare poi anche il video. Quindi loro sono comunque d'accordo e soprattutto cerco di non dare fastidio. Se vedo che stanno facendo un lavoro specifico non vado a rompergli le palle. Se vedo che stanno andando tranquilli in giro, io semplicemente passo il professionista in questione e accenno magari uno scattino piuttosto che un po' di ingarellamento e vediamo come si comportano. Ora quindi raggiungo questo professionista della 1X, che è una squadra norvegese veramente veramente in grande crescita, una professional. Raga, è iniziata la missione. Metta a ruota, poi gli scattiamo in faccia. Yeah.
this moment that he knew he fucked up. Lo affianco e gli dico un Rolex. No Lex. No Lex, come dire, non hai gamba oggi. No Lex, non ce n'è, non vai. Lui ovviamente subito mi guarda un po' con una faccia. No Lex today, eh? No Lex today. Questa faccia. E come dire, ma questo cosa vuole? Si toglie le cuffie e mi chiede. Me? Yeah. Questo per accendere un po' la miccia, quindi per farlo un po' incazzare, vedere se tirava fuori qualcosa. E effettivamente ha tirato fuori fin troppo, perché a un certo punto... I've been doing some YouTube access. No, I'm... No, fucked, I'm going home. I'm joking. I'm making a YouTube video. Ah, engage. You have to tag me so I can see it. Yeah. Il ragazzo in questione cerca di trovare un po' di scuse, secondo me. Cioè, dice, no, ma sono un po' stanco, sto facendo il recupero tra una sessione e l'altra di VO2 Max, per quello che vado tranquillo così. Si cerca di giustificare un po', quando la mia provocazione ovviamente era scherzosa, ma lui non poteva saperlo. If you want to attack me... Fai quello che vuoi, però intanto io vado con la mia mountain bike e ti stacco. Praticamente il significato del mio scattino è stato quello. Qui lui si incendia e mi dice, ho da fare proprio dei VO2 Max. For me it's super. Yeah, YouTube video for my channel. Yeah, create challenge with pro, so you can do be on my channel. Si mette a fare una ripetuta VO2 Max, quindi a tutta. E senza pietà mi scatta in faccia. Oh, this is that. Ah, he dropped me. Questa volta il sottoscritto le ha prese, giustamente, ovviamente. You're too strong. Thanks, man. No problem. It was funny. See you. Thanks. Bye bye. Bye. Sono stato sconfitto, ragazzi. Ho fatto un minuto all out per stargli dietro. Questo maledetto continuava a girarsi cercando di vedere se io mollassi la presa oppure no. Alla fine ho mollato, anche perché stavo sbiellando. Considerate che avevo anche già fatto tutti i miei lavori di VO2 Max prima. Ma vabbè, ma comunque mi avrebbero cavato lo stesso, perché ogni professionista che trovavo per Livigno sono tutti dei fenomeni professionisti, ragazzi. Anche quelli che magari non conoscete, se sono lì è perché hanno delle qualità incredibili. Questo qua era incazzato, eh? Poi l'ho fatto incazzare ancora di più. Mi ha cavato malamente. Quindi è stato veramente figo. Lo taggerò qua sotto. Spero che veda il video. Spero che si sia divertito, anche se è stato un breve ingarellamento. Poi ho proseguito sulla mia strada alla ricerca di un altro professionista, perché nel frattempo ho trovato Remco. Ma Remco ve lo lascio per un altro video, perché per Renko dobbiamo fare un video apposito, ovviamente. Ma dopo ho trovato Giacomo Nizzolo. Giacomo Nizzolo, grande velocista italiano, uno dei più forti velocisti italiani di sempre. Campione europeo, campione italiano e via dicendo. Veramente un grandissimo motorone. Anche lui dopo l'ingarellamento è stato molto al gioco. Anche qui mi ha posto come un falco maledetto dietro a un benzinaio, in una curva che consideravo veramente tattica. Questo è un punto perfetto, secondo me, per ingarellarsi, perché io mi nascondo qua dietro come un infame, dietro al benzinaio. Quando un pro arriva da questa curva, mi metto dentro la strada, da qui, mi metto a ruota e lo ingarello. Vediamo se ce la facciamo, vediamo se arriva un pro. Soprattutto ne sono appena passati tanti, ho perso un po' di occasioni, ne avrei potuti fare almeno 4-5. Però sono ancora destabilizzato da Remco, pazzesco quello che è successo. Adesso aspettiamo il prossimo mai capitato. Allora raga, lo vedete quello che sta arrivando? Non quello lì, ma quello lì. Potrebbe essere un pro? Sì, è un pro. Quindi Giacomo arriva, praticamente già mi guarda un po' male, come dire, ma questo qui... cosa ci fa fermo qui? Sembrava un po' appostato come un pazzo. Effettivamente lo volevo ingarellare di brutto. Infatti appena passa mi metto a ruota. Vedo che un pochino si gira per vedermi, no? Questo qua mi aspettava il benzinaio e poi parte, si mette dietro. Vabbè, mi metto dietro, mi apposto e inizio a studiare la tattica. Poi mentre salivo alla ruota di Nizzolo ho iniziato a pensare, è un velocista. In cima al passo Eira c'è un piccolo GPM, un bel rettilineo che tira in su, in salita, ma vabbè, ed è perfetto per una volata.
c'è io che vado a ingarellarmi a sfidare uno dei più forti velocisti italiani in volata, in salita, senza che lui lo sappia, ovviamente. Quindi vediamo se si accende un po' la miccia. Sto a ruota fino praticamente alla fine, fino a 100-150 metri allo scollinamento, e poi cerco di provocarlo. It was at this moment that he knew he fucked up. Nope. Cazzoletti troppo belli per questi cadere di faccia qua. Sì ragazzi, l'ho detto davvero, ho detto veramente, ci sono dei cassonetti troppo belli là in cima per non scattarti in faccia. L'ho detto a Giacomo Nizzolo e lui con una faccia di marmo è rimasto basito, tipo della serie non ci credo, l'ha detto davvero. Poi è scoppiato in una risata, ovviamente, io anche, a quel punto mi sono sentito parecchio in imbarazzo, quindi ho proseguito giustificandomi e dicendo che è una gag per YouTube o comunque mettendola sul ridere, perché ho detto questo qua adesso prende la bici e me la lancia addosso. E praticamente siamo rimasti con lui qualche metro dietro, che altamente se ne è sbattuto le palle e ha fatto bene di quello che dovessi fare io. Allo scollinamento poi ho spiegato quello che stavo facendo, che era una candid per YouTube, e si è fatto una grande risata e purtroppo non è partito l'ingarellamento qua. Sono un attimo confuso, poi ha capito. Ma comunque mi sono preso la soddisfazione di scattare in faccia a uno dei più forti velocisti italiani vincendo la volata al cassonetto. Poi in realtà il GPM l'ha vinto lui, perché per rispetto per un grande come Nizzolo ho detto no, lo faccio rientrare, anche se non si è neanche ingarellato e era, se ne è proprio sbattuto, mi ha lasciato andare. Ho detto lo faccio comunque passare per primo al GPM, perché voglio dire, era veramente da infame. Se fosse ingarellato potevo provare a giocarmela, ma senza ingarellamento non aveva senso. È una candid per YouTube. No, grande. Ti... Ciao Giacomo, buon allenamento. Ciao, ciao. Ciao. Ringrazio Giacomo, ti saluto. Spero che anche tu abbia visto questo video. Siamo arrivati alla conclusione di questo mingarello con persone a caso, edizione Livigno, edizione professionisti. Lasciatemi una montagna di like, una montagna di commenti se volete vedere l'episodio con Renko Evenepoel in maglia iridata, sfidato dal sottoscritto per circa 20 minuti di salita. E detto ciò, noi ci vediamo in un prossimo video. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale e di seguirmi su tutti i miei altri social, Strava, Instagram, chi più ne ha più ne metta. Ciao raga!